Ti piacerebbe imparare a suonare l'handpan, ma le tue possibilità economiche in questo momento sono limitate? Oggi ti parliamo di una soluzione economica con la quale ti puoi avvicinare a questo strumento. Ciao a tutti, eccoci a una nuova puntata di questo videoblog. Io sono Raffaello di E CorsoHandPan.com io sono Filippo. e in questo episodio andremo a vedere lo steel tong drum, o chiamato anche tamburo armonico, tank drum. E anche questo strumento è uno strumento a percussione e melodico. Chiaramente il livello tra questo e un handpan è quasi abissale. Ma allo stesso tempo, se non abbiamo soldi per comprarci un handpan, che a volte sono molto costosi, anche se i soldi secondo noi li valgono tutti, possiamo prendere questa opzione, quindi acquistare uno di questi strumenti a 50-100 euro. Così da iniziare a muovere le mani su di uno strumento, iniziare a fare le nostre prime esperienze musicali, imparare il tocco percussivo, muoverci tra le note e quindi poi magari se in futuro deciderai di acquistare un handpan, avere già delle basi. La differenza principale di questi due strumenti è che un handpan viene ricavato da una cupola che viene appunto tutta martellata, intonata, come abbiamo già spiegato in un altro video di questo blog che puoi andare a vedere. E ogni nota è perfettamente intonata con tutti i suoi armonici e questo la rende così intrigante e dà quel suono che ci piace molto. Inoltre ci sono anche tutte le altre zone percussive dove possiamo andare a creare effetti. Andando sullo steel tong drum, vediamo invece che è ricavato appunto da questa simil bombola, appunto, alcuni li costruiscono anche artigianalmente, appunto partendo da bombole del gas, ad esempio, e viene tutta intagliata dove ogni intaglio è una nota. La qualità sonora, come diceva Raffaello pochi istanti fa, è molto distante da un handpan, tuttavia anche questo ha un suo suono intrigante che può piacere o meno. Noi guardiamo principalmente la parte tecnica, quindi usare questo strumento per imparare a suonare poi magari anche un handpan. La disposizione delle note su questi strumenti può variare, a differenza di un handpan dove abbiamo una disposizione della scala ben precisa, in questi tong drum, tamburi armonici, può variare in base a chi li costruisce. Ad esempio questo, abbiamo una nota centrale, come nell'handpan. E poi la scala invece di iniziare dal basso inizia con una nota alta, poi si va sotto e poi riprende con la stessa disposizione dell'handpan. In altri tong drum invece la disposizione può essere a croce dove non abbiamo una nota centrale ma abbiamo le note disposte ad esempio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo è solo un esempio, se le andate a cercare in internet li vedrete sicuramente. Oppure in altri tong drum, solitamente su quelli artigianali, troviamo una disposizione uguale a quella dell'handpan e questo ci semplifica. Un'altra differenza tra steel tong drum e handpan sono le note, la lunghezza delle note, quindi le note sono molto più lunghe. Sentite come sustain va in lungo. Mentre in un handpan si stoppa abbastanza in fretta il suono. E il suono migliora notevolmente se suonato con le bacchette in questo caso. Andiamo a provarlo. Vado veloce. Così riesce ad avere anche molto più volume e il suono è anche più pulito, mentre con le dita la tendenza è di farlo
far uscire anche un suono un po' metallico, mentre con la bacchetta di gomma è più rotondo, più armonioso. Non ha tanto per fare slap e altro, perché non ha molto spazio, quindi abbiamo in questo caso il ding, e già che ci sia il ding è una buona cosa, non tutti hanno un ding, e abbiamo una parte metallica un po' attorno al ding. Però è veramente piccola e prende molto i suoni, gli armonici delle altre note. Se andiamo a suonarlo qui, come uno slap, sentite che non suona benissimo. Al di là dei limiti che comunque può avere questo strumento rispetto a un handpan, adesso andremo a vedere come usarlo per imparare a suonare. Ma prima andiamo a vedere un altro strumento che fa sempre parte della famiglia dei tong drum e che è il rav bast. Il rav bast fa sempre parte degli steel tong drum in quanto ha questi tagli che mi generano le note. Tuttavia la qualità sonora qui è quasi comparabile ad un handpan, in quanto ogni nota è perfettamente intonata in tutti i suoi armonici. Il suono è differente da quello di un handpan perché è molto più lungo, molto più corposo e quindi anche nel modo di suonare cambia, però può essere una valida alternativa, anche se comunque a livello di prezzo non è che sia tanto più economico di un handpan. Sentito un po' le differenze principali tra queste tipologie di strumenti, passiamo a una piccola lezione gratuita integrativa con la quale puoi iniziare a praticare quello che poi insegniamo anche nei nostri corsi su un tong drum. Bene, andiamo a fare questo nostro ritmo su questo strumento e useremo un conteggio. Il conteggio ci serve per restare a tempo, per sapere dove siamo e per avere anche una continuità ritmica. È molto semplice, sarà 1, 2, 3 e 4. Iniziamo scegliendo delle note che stanno bene tra di loro. Anche qui ogni strumento è diverso e negli handpan bene o male la regola è quella, ma negli steel tong drum, essendo costruiti in maniera diversa e anche la conformazione di note spesso è differente, dobbiamo andare a sentire, proprio a sentire con l'orecchio se due note stanno bene assieme. Di solito la scala è chiusa anche per questi strumenti e bene o male le note stanno bene, ma sentirete che sono note che stanno molto bene assieme, sono molto più armoniose, e altre che invece non ci danno un gran soddisfazione. Ad esempio la 4 e la 5, a differenza 1-3, sentite a orecchio nostro perlomeno la 1-3 ha una melodia un po' più dolce, 4-5 è un po' stridulo a tratti. Ok, andiamo a fare questo esercizio. Il primo giro userò le bacchette e andrò a usare le note 1 e 3, poi il 5 di passaggio, 2 e 4,
e poi andrò su altre note più alte. Appunto, come dicevo prima, scegli delle note che possono stare bene assieme, una sequenza di note, e prova a farlo allo stesso modo. 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4. A questo punto possiamo andare a fare la stessa cosa anche usando le mani invece che le bacchette. Usiamo il pollice o l'indice, come puoi andare a vedere anche su altri video gratuiti dove ti abbiamo spiegato alcuni ritmi di handpan e come si suona. Quindi usiamo la stessa tecnica che puoi andare a guardare là e andiamo a fare lo stesso ritmo di prima. 1, 2 e 3 e 4. 1. Intanto esercitati su questo primo ritmo. Se poi sei interessato a continuare a imparare a suonare questi magnifici strumenti, abbiamo creato un corso online distribuito in 4 livelli dove sarai seguito passo passo dalle basi fino a diventare un musicista più avanzato. I nostri 4 livelli di videocorso sono stati registrati tutti quanti usando l'handpan, ma abbiamo creato e aggiunto dei video integrativi se hai uno steel tong drum. Così potrai adattare ciò che vedi nel corso sullo strumento che hai a disposizione. In questo video ti abbiamo fatto vedere come anche con uno strumento molto economico, questo è quello più economico che abbiamo trovato online, a circa una spesa di 70 euro. Così puoi aver visto anche come uno strumento molto economico può andare bene per iniziare ad imparare. Tuttavia ci sono anche tong drum artigianali o comunque di qualità superiore a questo. Per informazioni sui nostri corsi e videocorsi online, o se hai semplicemente delle curiosità sull'handpan, sui tank drum, puoi andare sul nostro sito www.corsohandpan.com e troverai varie sezioni. Nella sezione Compra un handpan, lì abbiamo messo dei consigli su quello che per noi sono dei buoni strumenti, a partire da tong drum artigianali, a rav, agli handpan, oppure c'è una sezione dedicata a un blog in cui abbiamo scritto tutto quello che volevamo scrivere, tutto quello che volevamo passare sull'handpan, quindi un blog a 360 gradi, dai microfoni alla registrazione, alle Qualità degli scale, strumenti, come acquistarli, usati, usato, non nuovo, usato. esattamente. Ecco, ci trovate ancora su www.corsohandpan.com. Ciao e buona musica!